Ripassiamo i passaggi della skincare. Primo step, detersione. Secondo step, siero e tonico. Terzo step, idratazione. E l'SPF, protezione. A riparatore sole. Fenty Skin è la soluzione. Bubuchini, condividi la lezione. Slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Lo so, vi sono mancata, non è vero? Se vi sono mancata, commentate con dei cuoricini viola. Per chi fosse nuovo sul canale e avesse cliccato questo video perché è curioso di scoprire Fenty Skin, welcome to this community! Il mio nome è Loretta, per gli amici Lori. Questo canale si chiama Grace on Your Dash, ossia Grace nei vostri schermi. A proposito, attraverso quale schermo mi state guardando oggi? Cellulare, iPad, iPhone, TV, Smart TV, PlayStation, Xbox? Let me know in the comment below, fatemi sapere nei commenti qui sotto. Come avete potuto notare dal titolo, ragazzi, oggi vi parlerò di Fenty Skin. Sono super emozionata. Io non ci posso credere, ragazzi. Quando sono stata contattata pensavo fosse tipo uno scherzo, un troll, e invece è la verità. I'm like, come on, let me take a tissue, right? Me? Sono felicissima di poter introdurre il brand alla mia community e alle persone magari che ancora non ne fanno parte. Per chi non lo sapesse, io sono una skincare junkie. Vi dirò che negli ultimi anni mi sono resa conto di investire un pochino più di soldini nella skincare piuttosto che nel makeup. Anche perché lo sappiamo benissimo che un buon makeup parte innanzitutto da una buona skincare. Quindi, bando alle chance, adesso facciamo il saluto della Grace. Il saluto della Grace. Come promesso, in questo video oggi farò più saluti, perché circa un mese fa avevo pubblicato un video sulla pagina Instagram, dove vi chiedevo di fare una serie di cose e ci sono delle persone che l'hanno fatto e quindi adesso le saluterò tutte. Il primo saluto va a FF_V, si chiama Francesca, ciao Francesca. Poi il secondo saluto va a Giulia Antoniolli, ti mando un bacio grande, mua. Ho visto il tuo look pazzesco. L'ultimo saluto va a Roberta Makeup. Ragazze, vi mando un bacio enorme, grazie mille per far parte della mia community Instagram. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è iscriverti alla mia pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e mi raccomando, seguite bene anche le stories, perché molto spesso nelle stories vi chiedo di fare delle cose random su dei post specifici, su dei post che sto per caricare sulla pagina Instagram, e in base poi a come uno si comporta io capisco se il membro della community è un membro attivo, un membro che magari invece è un pochino più silenzioso. Io chiaramente ci tengo ad avere un rapporto dinamico con voi, quindi se vi chiedo di fare una cosa magari anche semplicemente in direct, così a me fa piacere vedere che mi rispondete, che c'è, che si crea un rapporto, che si crea la cosiddetta community reale, quindi non solamente di facciata. So yes! Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso, bando alle ciance e passiamo all'introduzione di Fenty Skin. Ho avuto la possibilità di testare i prodotti per circa 3-4 settimane, quindi questo significa che il pacco è arrivato intorno ai primi di luglio. Vi devo dire la verità, ragazzi, sono rimasta molto stupita da questo lancio, perché di questi tre prodotti che sono stati lanciati c'è già una crema SPF, quindi una crema giorno con protezione solare. E perché vi dico questo? Perché generalmente
I brand legati alle celebrity non hanno questa accortezza, si focalizzano più sui sieri, su contorno occhi, su tante altre cose. Invece qua vedo proprio che si parte dalla base della skin care, quindi detersione, tonico e idratazione con protezione SPF. Vi parlerò, ragazzi, molto onestamente, senza peli sulla lingua, in merito a questi prodotti. Allora, il primo prodotto è il Total Cleanser. Scusate se non ha il packaging lindo, però chiaramente lo sto utilizzando e quindi per spremerlo eccetera si è un po' piegato. È un daily cleanser e un makeup remover, quindi significa che questo qui è un detergente che si può utilizzare tutti i giorni per lavarsi il viso la mattina, ma rimuove anche il makeup. Infatti, ragazzi, la consistenza di questo prodotto è un po' sticky, densa, che è una caratteristica che avvalora ancora di più, secondo me, l'attribuzione che è stata data a questo prodotto, quindi un detergente che va a togliere il makeup, l'eccesso di sebo, impurità che abbiamo nel nostro viso. È un detergente che è consigliato per tutti i tipi di pelle, nel senso che nonostante sia comunque denso e io ho la sensazione che mi pulisca molto bene il viso, però non mi lascia quella secchezza che di solito i detergenti che hanno questa caratteristica lasciano al viso. Di solito, ragazzi, i detergenti, quelli un pochino più aggressive, ti lasciano il viso secco, che ti tira. Io questa cosa, vi devo dire la verità, non l'ho riscontrata con questo detergente. Ne basta veramente una piccola quantità per riuscire a pulire bene il nostro viso. Dura 12 mesi, abbiamo anche una buona quantità di prodotto, abbiamo 145 ml, è una buona quantità. Secondo me il packaging è super minimal, anche il colore del packaging mi piace molto. Apertura a scatto, non so se sentite, vabbè, vi faccio anche lo zoom di questo così lo vedete bene. Questo cleanser ha una leggera fragranza, quindi c'è una profumazione, si sente, ma comunque non è invadente. È una profumazione dolce, non stucchevole, quindi non vi preoccupate, non è di quelle cose che dici oddio no, quel tipo di dolcino che lo senti però non ti dà fastidio, ok? Questo detergente è ricco di antiossidanti, infatti all'interno gli estratti di tè verde, di ciliegie, delle Barbados, acerola o acerola, scusatemi, non so bene come si pronuncia. Altri estratti di fichi, estratti di ginkgo biloba, e contiene anche la glicerina, che è un idratante, un alleato della nostra pelle. Ecco perché, come dicevo prima, questo non è un detergente aggressivo, è un detergente indicato a tutti i tipi di pelle. Una nota importante: se avete la pelle sensibile, quindi anche alle fragranze, forse questo detergente non è indicato per voi, ok? Se avete già riscontrato di essere sensibili alla skincare caratterizzata da profumazione, visto che questo è un prodotto comunque che andrebbe utilizzato tutti i giorni, forse non è il prodotto più indicato. Invece per il resto delle persone che hanno già riscontrato di non aver problemi con dei cleanser caratterizzata da una leggera fragranza, va benissimo. Questo è un detergente, come dicevo prima, adatto a tutti i tipi di pelle: secca, mista, grassa, molto grassa, va benissimo. Secondo me chi avrà la pelle mista grassa l'adorerà. Io penso che Rihanna abbia la pelle molto simile alla mia, mista grassa, perché anche se penso al primissimo lancio dei fondotinta, ha lanciato un fondotinta che aveva un finish semi opaco, un semi matte, e poi l'anno successivo, se non erro, sì, l'anno successivo sono stati lanciati poi i fondotinta indirizzati a coloro che avessero la pelle secca, quindi un fondotinta un pochino più idratante. Per concludere, lo trovo un prodotto dall'experience luxury, di lusso secondo me, perché a parte che ha degli ingredienti comunque innovativi, non ho mai sentito estratti di ciliegia, di acerola e delle Barbados, sono ingredienti che vengono dal paese di origine di Rihanna, quindi mi piace che ci sia questo tipo di innovazione. La glicerina, vabbè, è un ingrediente strautilizzato nella skin care, gli antiossidanti, è un detergente che vi dà la possibilità di mantenere la vostra pelle detersa ma comunque ben idratata. Poi passiamo al secondo step,
tonic water. Il tonic water è un ibrido tra un siero e un tonico. Mi piace tantissimo il packaging di questo prodotto, è quello che mi piace di più perché all'interno riesco a vedere il prodotto effettivo, e anche questo ha una silhouette, un packaging super minima. L'apertura a scatto come il detergente. Fat water, perché si chiama fat water? Proprio perché è un'acqua, ha la consistenza dell'acqua, però è leggermente più densa. Come dicevo prima, un ibrido tra un siero e un tonico. È un prodotto, a mio avviso, innovativo, rivoluzionario. Non ho mai sentito di un ibrido tra un tonico e un siero, quindi ecco, mi piace questa nuova concezione di skincare sintetizzata, quindi con questi tre step. You need to squeeze it like this e poi l'applicate su décolleté, su collo e sul viso. Adesso io non lo farò perché ho un po' di make up. Anche qui la profumazione si avverte, è dolcina anche questa. Mi piace tantissimo la tecnologia con l'apertura a scatto, che incentiva all'utilizzo diretto del prodotto sul palmo della mano e quindi conseguentemente ad evitare l'utilizzo dei dischetti, che diciamo non siano proprio dei prodotti cosmetici ecosostenibili. Chi fa parte della community da tempo sa benissimo che io ho già parlato, insomma, di questo nuovo modo di applicare il tonico senza l'utilizzo di dischetti, e vi consiglio di provare. Uno, è una spesa veramente in meno che avete, e due, è veramente bello proprio when you press, premi i palmi sul viso per far assorbire questo tonico sulla tua pelle. Che cosa abbiamo all'interno del tonic water? Allora, intanto la fragranza qui, ragazzi, si percepisce molto di meno, si percepisce appena rispetto al total cleanser. All'interno non contiene degli ingredienti che sensibilizzano la pelle ai raggi UV. Per esempio, se utilizziamo un tonico a base di acido glicolico, è chiaro che la pelle viene sensibilizzata, e più che mai in quel caso bisogna applicare la protezione SPF, magari anche un pochino più alta. Altri ingredienti che troviamo all'interno di questo tonic water: oltre all'acqua abbiamo anche niacinamide, che è un ingrediente che sta andando super in voga, soprattutto su TikTok, non ho capito ancora perché in quella piattaforma particolare. Comunque il niacinamide, per chi non lo sapesse, è un ingrediente che aiuta a minimizzare i pori e a ridurre l'eccesso di sebo che abbiamo nella nostra pelle. Il fat water, ragazzi, ha gli stessi estratti del detergente. Come ingrediente in più ha, aspettate che ve lo dico che me l'ero segnato, gli estratti di fiore di cactus, che hanno una proprietà antinfiammatoria. La consistenza, ragazzi, di questo ibrido tra tonico e siero è densa, ma niente che non si possa non sopportare, ecco, sul nostro viso. Poi abbiamo all'interno anche il mirto di limone, che ha una proprietà astringente, ed ecco qui, ragazzi, che si avvalora ancora di più la mia teoria della pelle di Rihanna, che secondo me è mista grassa. Infatti a me questo tonico piace tantissimo. Chi ha la pelle molto molto secca non so quanto possa apprezzare questo prodotto, perché va a ridurre il sebo in eccesso, in aggiunta al niacinamide. Che vi devo dire, ragazzi, a me questo prodotto piace perché ho la pelle mista grassa, però mi rendo conto che per coloro che hanno la pelle molto secca, il mirto di limone non so quanto lo possiate apprezzare, perché come dicevo prima ha una proprietà astringente, quindi chi ha la pelle secca non cerca di togliere il sebo in eccesso, anzi vuole lasciarlo lì per mantenere l'idratazione durante il giorno. Quindi chi ha la pelle normale, ragazzi, non avrà problemi con questo prodotto. Chi ha la pelle mista secca, secondo me, non avrà grossi problemi. Chi ha la pelle mista grassa lo adorerà, chi ha la pelle grassa lo amerà. Chi ha la pelle molto molto secca non so quanto possa apprezzare questo prodotto. È anche vero che all'interno qui abbiamo l'acido ialuronico, quindi c'è comunque un agente idratante che riequilibra un po', se volete, questo dislivello.
però mi sembra più un prodotto concepito per chi ha la pelle più tendente al grasso, normale, più tendente al grasso, piuttosto che una pelle molto molto secca che ha bisogno di ingredienti super super idratanti, di un boost di idratazione. Ecco, I told you that I'm gonna be honest, Bubukiri. È chiaro, ragazzi, che se vi devo fare una recensione dal mio punto di vista, senza pensare a chi ha la pelle secca, è chiaro, ragazzi, per me questo è il prodotto della vita, lo adoro, è pazzesco, però devo pensare anche alla community che ha la pelle secca, molto secca, arida, che ha bisogno di idratazione. Quindi vabbè, comunque adesso c'è anche l'idratante, passiamo all'idratante, ossia l'Hydrovisor. Questa è una crema idratante con all'interno 30 SPF, un meraviglioso packaging che ha la possibilità di refill. Ok, eccoci qua, adesso ve l'ho tolto. Questo prodotto, ragazzi, secondo me è geniale. Non so perché nessuno ha mai pensato a una roba del genere per una crema. That is not correct. Però è una figata. Cioè, io so che questo me lo tengo e una volta che avrò finito questi 50 ml, perché mi pare che siano 50 se non erro, sì, sono 50 ml di crema SPF, posso andare tranquillamente da Sephora, perché tanto credo che questo sarà rivenduto esclusivamente da Sephora. Tra l'altro, una cosa che non ho detto, tutti i packaging sono riciclabili e concepiti, quindi fatti con materiale riciclato, se non erro. That is not correct. Questo è come si apre. Ragazzi, il packaging è molto semplice, minimal. È una buonissima crema SPF, a me piace molto. Non è oleosa, ma non ha neanche quella consistenza acquosa tipo l'SPF di Glossier, per intenderci. Anche l'Hydrovisor all'interno contiene niacinamide, che è un attenuatore di pori, acido ialuronico, estratti di melone e infine succo di foglie di aloe vera. Quindi diciamo che è un boom di benessere per il nostro viso. Ragazzi, la crema SPF va riapplicata ogni paio d'ore. Mettiamocelo in testa. Va applicata tutto l'anno. Non capisco perché la cosmetica continua a promuovere sul mercato la crema, la protezione solare, solo in un determinato periodo dell'anno. Anche durante l'inverno serve utilizzare la crema SPF. Perché, listen, if you want to look good when you will be 50, 40, 60 years old, you better put your SPF, Bubukiri, because the sun ain't racist. Sun doesn't discriminate anyone, that's the truth, so you better protect your skin. Just saying. Il finish di questa crema è super super leggero, non si sente sulla pelle, veramente piacevole anche da stendere perché ha una leggera fragranza e si stende molto facilmente, non ti lascia quella sensazione di pesantezza sul viso, che è una cosa che io odio e detesto nelle creme SPF. Una cosa molto importante da dire è che questi filtri sono sicuri e questo è un valore aggiunto secondo me. E cosa più importante, e qui si capisce che dietro a questo brand ci sono persone diverse, dark skin, questa crema SPF non lascia l'alone bianco tanto odiato dalle persone con la pelle scura o comunque persone che non sono bianche, perché purtroppo, ragazzi, anche per quanto riguarda le creme SPF, ogni volta, ogni santa volta, noi siamo quelli comunque che veniamo esclusi, che veniamo non considerati, cioè non gli interessa, no? Se noi andiamo in giro come se fossimo dei, non lo so, alieni. E questa è una cosa che ho apprezzato molto. Chiaramente il filtro solare non è minerale, è chimico, però ragazzi, io sinceramente preferisco andare in giro con la crema SPF. Adesso io sono truccata, quindi magari non si vedrebbe neanche se avessi applicato una crema con protezione solare con questo white cast, che non è assolutamente aesthetically pleasing, cioè proprio brutto da vedere. Non so se avete presente al mare quando ci sono quelle persone che c'hanno, vabbè, la crema addosso, però vedi che c'è quel colorito un po' biancastro violaceo. Ecco, questa crema qui non ti dà quell'effetto. Adesso vi faccio.
Look, look, bubukere, look. My dear friend, can you see there's no white guest? There's no white guest! There's no white guest! There isn't! Look! I'm so hyped! I'm so hyped! And the fragrance. Maria friend! Comunque ragazzi, io ho altre creme SPF, perché io sono alla continua ricerca di creme viso che non abbiano questo problema, e vi assicuro ragazzi che non è semplice. La maggior parte di queste creme le ho comprate in primis in America, poi piano piano sono iniziate a diventare disponibili anche in Europa, e la maggior parte di queste creme le ho prese online, perché ragazzi, se vai negli store fisici non credo che si possa trovare qualcosa di decente per la pelle scura. E quindi grande applauso a Fenty Skin, perché vabbè, innanzitutto per la tecnologia di cui vi ho parlato prima, della crema che è ecosostenibile, perché questo packaging ha un sistema di refill, quindi non c'è bisogno di andare a comprare. Cioè, immaginatevi quanti di questi sarebbero stati sprecati. Oh. Listen, but I got time, I got time for it. Do you have time? Cause we don't. Bubu kitty. So yes, this is it. Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like. E se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag Fenty Skin. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao.